stasera in TV. I programmi di lunedì 26 marzo stasera in TV. I programmi di lunedì 26 marzo in onda sulle reti pubbliche e private, del digitale terrestre e della piattaforma satellitare. L'episodio in replica di oggi è La piramide di fango del 2016 del commissario Montalbano. In prima serata, la telenovela Il Segreto, e la puntata speciale di Boss in Incognito, con Gabriele Corsi. Su Rai 1, alle 21.25, la fiction Il commissario Montalbano La piramide di fango, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Il cadavere di un uomo viene trovato in una condotta idrica in costruzione. Le indagini di Montalbano, alle quali collabora la giornalista Lucia, rivelano che l'è legato ad un giro di malaffare che coinvolge diverse imprese edili della zona. Su Rai 2, alle 21.20, il reality Boss in Incognito. Gabriele Corsi conduce uno speciale dal salumificio Sano di Accumoli, Rieti, tra i comuni colpiti dal terremoto. Stavolta non sarà il titolare, Gianfranco Castelli, a lavorare con i dipendenti, perché è riconoscibile, ma 5 boss delle passate edizioni. Tra loro, Eugenio Preatori, della catena Hotels Domina. Su Rai 3, alle 21.15, la seconda puntata del programma di attualità Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Realizzato in collaborazione con ICI, il Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, le inchieste sono disponibili anche sui siti www.raiplay.it e www.report.rai.it. Claudia Di Pasquale ci propone la sua inchiesta, girano le ecoballe, in Italia produciamo più di 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani ogni anno. La plastica, il metallo, la carta, il vetro e l'umido dovrebbero essere differenziati e riciclati. Ma una volta buttati nella pattumiera di casa, dove finiscono tutti i rifiuti urbani indifferenziati, la giornalista li ha seguiti, in lungo e in largo, per tutta l'Italia. Su Canale 5, alle 21.10, la telenovela Il Segreto. Beatriz vuole assolutamente parlare con Mattias, ma il ragazzo la caccia via in malo modo. Intanto, Camila continua a sentirsi molto debole, ma lo nasconde a Hernando. Prudencio scopre che Giulietta è la ragazza della quale è innamorato suo fratello Saul. Su Italia 1, alle 21.25, la comedy show Immigratis. Continua il viaggio di Pio e Amedeo per racimolare denaro utile per organizzare il loro improponibile matrimonio. Ma l'unione comincia a vacillare soprattutto per colpa di Amedeo, che non riesce a nascondere la sua attrazione per le donne. Cercheranno nuovi progetti imprenditoriali. Di seguito, ecco i film consigliati dalla nostra rubrica per voi questa sera su Rete 4, alle 21.15, il film d'azione Senza Tregue 2. L'ex marine Wes Baylor, dopo aver ucciso sul ring un rivale ed amico, cade in depressione. Un giorno gli viene proposta una missione in apparenza semplice. Arrivato nell'Asia del Sud, scopre che è stato ingannato, e che sarà costretto a partecipare ad una caccia all'uomo dove lui è preda. Sulla 7, alle 21.10, il film commedia Lady Killers. Per arrivare al forziere di un casinò, una banda affitta la cantina di una vedova di colore, contigua al locale. Quando lei scopre il piano, i gaglioffi decidono di farla fuori. Poi, su TV 8, alle 21.30, il film di fantascienza Predestination. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L'ultimo incarico che gli viene assegnato, è quello di catturare un killer che da sempre continua a sfuggirgli. Su Rai Movie, alle 21.10, La notte dell'agguato. In un western del 1968, Gregory Peck è una guida dell'esercito, che incontra una donna bianca, Eva Marie Saint, rapita 10 anni prima dagli indiani, e la porta a vivere nel suo ranch. Su Sky Cinema 1, alle 21.15, Spider-Man Homecoming. Accantonata la serie con Andrew Garfield l'Uomo Ragno, è entrato a pieno diritto nell'universo degli Avengers.
Dopo l'entusiasmante esperienza, Peter, tornato a casa, vive con la zia May, ma quando l'avvoltoio riprende a colpire, Spider-Man rientra in azione. Su Sky Cinema Classics, alle 21.00, il film Baciami, stupido. Un compositore sconosciuto ospita, per caso, un celebre cantante, e cerca di fargli interpretare uno dei suoi brani. Dean Martin e Kim Novak in una delle migliori commedie di Billy Wilder. Su Sky Cinema Max, alle 21.00, Monolith. In pieno deserto, Sandra resta fuori dalla sua auto super tecnologica, mentre il figlio di 2 anni è all'interno. Dovrà far conto sulle sue forze per liberarlo prima che sia troppo tardi. La rubrica vi augura una piacevole visione, ed un buon inizio settimana.